certezze, l'appartamento, la cerimonia di nozze, la carriera, la dote e tutte quelle altre diavolerie che mi hanno messo davanti, eh? È inutile che ti scaldi. Io voglio solo farti capire che se il problema è l'appartamento, possiamo risolvere la cosa. Vuol dire che per i primi tempi vengono a stare qui da noi fino a quando non riescono a mettere da parte i soldi per comprare la casa. Starebbero in gabbia invece. Gli sposini devono stare da soli. Senti chi parla di dolcezza. E prima mi sono sbagliata. Non lo devi chiamare babbo. Ma papà. No, tu non servi. Come sarebbe qui? Molto buongiorno. Sono la mamma di Marco. Andiamo subito. Ma come vi permettete? Scostumato. Sei sicura che non fosse lo specchio dell'entrata? Scusate, io sono passato a riprendere un prescito di zucchero. Che voi non lo sapete, ma io soffro di cali di zucchero. Anche se questo può voler dire arrivare a parolacce in faccia. Vuoi litigare con mio suocero? Immagino che ancora non avete risolto nulla, vero? E a quali fatti ti riferisci? Qui ci sono da fare soltanto delle confusioni. Se ti azzardi ancora una volta a dire che rassomiglia a me, io ti tiro il collo per te! È meglio se